Benvenuti a Masterchef YouTube Edition, una serie in cui il nostro Simone Workout combatte contro se stesso e poi contro gli altri, imparando a cucinare di volta in volta. Nella scorsa puntata abbiamo visto Simone combattere contro se stesso, contro i suoi fantasmi, contro i suoi scheletri nell'armadio, e non è andata affatto bene. Ma è pasta scolata e ci è buttato su per questo? Sì, perché ma la pasta al pesto come si fa? Cioè, la devo mantecare, manco lo sapevo, io metto sempre quei cucchiai così. In questa puntata non sarà da solo, sarà contro uno sfidante molto impegnativo, ma a giudicarlo non sarò da solo. Ci saranno con me altri due giudici, Mirko, che avete già visto, ma questa volta abbiamo con noi uno chef stellato, che sarà probabilmente il più cattivo di noi tre. Mirko Laudicino, 29 anni, ha iniziato la sua carriera nei ristoranti all'età di 14 anni, arrivando presto nelle cucine gourmet. Attualmente è il responsabile del ristorante Da Cacio e Pepe. Matteo Di Cola, 23 anni, ha intrapreso fin da subito la strada culinaria sia in Italia che all'estero. Ha partecipato a vari talent show televisivi e ha creato una delle pagine di cibo più famose d'Italia, Italy Food Porn Roma. Andrea Antonini, 30 anni, executive chef Imago Hotel Hustler, tre forchette del Gambero Rosso, una stella Michelin, ha vinto anche numerosi premi a livello mondiale, tra cui il premio alla creatività nel miglior ristorante al mondo per la World 50 Best Restaurant. Ma detto questo, prima di presentare lo sfidante, facciamo entrare il nostro Simone. Eccomi. Piacere, no? Piacere. Simone. Spero di... No, spero io che tu sta settimana ti sei allenato come avevi promesso. Sì. Perché... Se lamenta, guardalo, se lamenta, eh. Cioè, mi preoccupa già la faccia, già solo a guardare. Ok, non cucina. Vai a casa. Proprio così, però parto un po'. Vabbè, te possiamo provare. No, sono curioso di vedere chi è sto avversario. Secondo me sarà divertente. E quindi, signore e signori, facciamo entrare Mattia Faraone. È già partiamo così con lui. Stai carico? Sono carico che sia, oh, mi sono pure più tranquillo con questo che è Mattia quello che mi sfida. Dai, così bloccato. Ma qua stai non posso, come così? Metti dietro, sennò si mi copia. No, proprio sulla squadra. I tre piatti di oggi saranno molto semplici in realtà. Cioè proprio all'ABC, cioè questi proprio te li fai a casa quando torni dal lavoro. Mica tanto, questi che nel McDonald's. Che fa? Ma uno, cioè, ho tre piatti, uno per uno. Io ho scelto la cacio e pepe, okay. Che è molto semplice, cioè, che ci vuole a fare una crema di pecorino con un pizzico di pepe? Ci butti la pasta e nel frattempo in una ciotola ci metti il pecorino e il pepe. Mentre metti pasta. Questo sta schiena, prendi l'acqua. Mischia tutto, fammi così, mischia tutto. Secondo piatto è una scaloppina al limone. Questo lo vinco, sto piatto. Questo lo si è. Frate, cacio e pepe. No, quello l'ho scritto tutto. Ma che cazzo dici? Pecorino e pepe, acqua di cottura, non troppo, senza essere troppo acqua. Il terzo piatto è importante perché rappresenta il crudele laziale, da sempre. È una ricetta antica, è molto tramandata e Pennetta è arrabbiata. Ci stanno tante teorie che girano intorno a questa cosa, no? Chi dice penna liscia, penna rigata. Io sono dell'idea che se una pasta è buona, che è di alta qualità, a livello di grano, di farine utilizzate, è meglio una penna liscia. Io non so che c'è in cucina, spero c'è quella che mi va bene. Però sono tre ingredienti che sono fondamentali: pomodori pelati, fate battute sui pelati, ragazzi, mazzo che spacco tutto lo studio. Quindi va vivo tutto. Peperoncino fresco, prezzemolo e aglio. Facciamo cuocere il sugo, avrebbe bisogno, quello vedo, dall'arrabbiata di 2-3 ore di cottura. E vediamo, facciamo per un quarto d'ora, 20 minuti, facciamo tutto. Vabbè, siete pronti? Siamo pronti. Andiamo in cucina, dai. Ci proviamo. Siamo pronti alla prima grande sfida di Simone Workout, che dopo la pessima prestazione dell'episodio 0, stavolta ha un avversario da affrontare, Mattia Faraoni. Ok ragazzi, si inizia. Primo piatto, cacio e pepe, vediamo quello che succede. Allora raga, visto che Simone sta di là, e come al solito dovevo aspettare, un piatto più difficile. Che in realtà mi preoccupa parecchio, però c'è da dire che Mattia, da quello che ho visto, è parecchio scarso, quindi vediamo un attimino da portarci a casa sta vittoria, dai. Oh, siamo pronti? Calmi, state calmi. Allora,
Come hanno già annunciato, noi eravamo amici, oggi non siamo più amici. Oggi c'è la grande sfida. Ci siete? Siete pronti? Siete pronti? 3, 2, 1, vai! Posa qua pennetta, Simo, posa qua pennetta, Simo, posa qua pennetta. Già siamo partiti bene. Primo piatto alla cacio e pepe, non dovrebbe essere difficile. Quindi, visto che Alessia, mia madre, mia nonna sono brava a cucinare, dovrei riuscire a fare qualcosa. Ma quella adesso sta fa vabbè, fatti che dove faccio a fare tutto. Pare che stai montando un tavolo di Ikea, Simo. Era più facile. Ogni passaggio si guarda istruzione, come se sta montando un tavolo di Ikea. Non devo sbagliare niente. Che arrivo, Simone? Simone, le forchette. Porca puttana. Simone, le forchette. Grazie. Non cuoce mai la pasta senza timer, vai a occhio, ti sbagli, calcola della pasta scotta, non ti dico che te la tiriamo perché poi potrebbero esserci le ritorsioni. Vediamo un Simone con grandi difficoltà, mentre dall'altra parte vediamo un Mattia che sembra avere una marcia in più. Sta butta sti spaghetti. Deve essere la porzione giusta per voi, chef. Però una volta che hai messa non la tocca più, eh. I due sfidanti sembra vogliano veramente interrompere la loro amicizia. È un continuo farsi dispetti. Pur di vincere farebbe qualsiasi cosa, mi sta a mettere la roba dentro i piatti, mi nasconde le cose, ma fini in tragedia. Ma fa male, ma su me al prezzemolo e poi il pecorino. Vai, domani, perché sto male, uno fa male. Se il prezzemolo e su un altro il pecorino. E sto facendo prima cosa, il pecorino. Guarda come stai a lavorare. Non voglio, cioè, guarda che ci fa qua sotto. Ti posso dare un consiglio? Sì. Posso? Cioè il tempo di cottura della pasta, questa prende tempo a rifarla perché così è bruciata tutto il centro del fatto. Ma allora scusa, la fatta si avvicina a destra e gatta, però vedo peperoncino pure là. Per me così è bruciata automaticamente. Io penso che la mia vada bene. Si morta per la pasta, si morta per la pasta. Sei sicuro, eh? Sì, sì. Secondo me non ha messo mai. Quanto c'hai di timer, Matti? 4. Ah dai, fai tempo. Tesimo, quanto c'hai di timer? 5. Lui sa solo che l'ha messa un minuto circa dopo Mattia. Ma Mattia, consiglio che ti do. Mattia, assaggia la crema. Era buona, Mattia. Oh, basta qua, le troppe chiacchiere e poi cagare c'è pepe. Secondo me è il momento di togliere la pasta e Mattia la sta facendo stracosa, secondo me. La mia è pronta. Mattia, Simone, mi spieghi una cosa? Scusa, Simone. Ma se Mattia ha messo un timer, com'è possibile che tu scoli la pasta prima di Mattia? Io non sto a capire. 6 minuti e mezzo. Cruda di quel piatto, eh? Ma non è cruda, non è cruda. No, è cruda, sta a piedi, sta a battere le mani, come? Gira forte. Se vedi che non arrivi con la crema, ci ridai un altro pezzico di pecorino e un altro goccio d'acqua. Ti prego non aggiungere altro pepe. Guarda che... Oh! No! Sì! Questo, vedete, non ha cotta la pasta. Sto piatto vinca a mani basse, cioè spaghetti così so. Ah, mo te fermi. Vabbè, quella dura, lasci là se continua a cuocere, dai. Siccome sei regolato perché Mattia ha messo il timer, tu l'hai messa dopo, come hai fatto a tirarla fuori prima la pasta? Perché pensavo che era... Che no, ti pensa un cazzo un cucino. Non so come rimediare. Io spero che non lo stia a fare. Lascia perdere i fornelli. No, se ora mette quella pasta in padella la sconfitta è praticamente assicurata. Okay, se metteva la pasta in padella succede l'apocalisse, ragazzi. Lo faccio. Se per fa un danno, se per fa un meglio che aggiungi un altro goccio d'acqua di cottura e giri e la fai cuocere a freddo, fida. Ascoltami perché lei già calcolo, io la vedo, tu la metti lì e è già strappata. Sì, ma come va? Molto male. Io ho paura a parlare che vorrei fare qualche stronzata adesso, vedo, però. Ecco, se volete ci potete parlare. Dai, parlaci, di come ti chiami? Simone. Ragazzi, secondo me. Simone, sì. Chiama aiuto. Pure passaggio la pasta, senti se è cotta. Così ci può. Pare che ti sei mangiato i cornflakes, ho scrocchiato e ho sentito fino a qua. Vabbè, ti ha rotto il culo. Mamma mia, 6! 6! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Guarda che robetta, oh! Va a mangiare il bio! Portate fuori, no? Ecco, chef, questa è la cacio e pepe rivisitata. La cacio e pepe del Fighter. Perché del Fighter? Perché l'ha fatta te o perché c'ha... Perché l'ho fatta io. Pensavo che mai avevi utilizzato le proteine al posto del pecorino. Ah, no, pecorino del pecorino. Qui si dà un'altra girata. Ah, molto tocca. Ah, molto tocca. La pasta è cotta bene.
cremosa e cremosa, è pure bella saporita. L'unica cosa che ti devo dire, hai veramente esagerato col pepe, probabilmente. Ah, ma veramente tanto. Però nel complesso è... ho mangiato di peggio. No, io però a parte i scherzi, cioè a me piace molto piccante, quindi può essere... Quindi è gusto personale? Io ho riscontrato lo stesso problema che ha riscontrato Matteo con il fatto del pepe, parecchio saporita, spinta, parecchio pepe. Parecchio pepe proprio a alti livelli, e ha dato un tocco più di cremosità, però nel complesso c'è posto. Considerando il fatto che io e Mattia, dobbiamo dire purtroppo, diciamo, ci conosciamo da tanto, io mi aspettavo tipo una specie di... Vedete quando Superman si mangia la criptonite, quell'effetto là. Però devo dire che in realtà, per assurdo, io l'ho visto, c'ha il movement, c'ha lo scherzo. Pure Simone, io mi aspettavo di venire qua e trovare un disastro totale. Poi dopo vediamo i disastri. La pasta questa di Mattia in generale non è proprio sbagliata. Io c'ho un commento da fare sul pepe, è vero che ce n'è tanto, però mentre cucinavano tutte e due mi è piaciuto che ognuno ha detto a me piace così, gli è stato chiesto Mattia occhio al pepe, a me piace così, quindi se il gusto è suo, secondo me alla fine, considerando che la pasta è cotta bene, ci sta, cioè, essendo fatta una persona che non ha mai cucinato, ci sta. Poi te l'ho assaggiata, poi io a me l'ho assaggiato. E te piatto andava bene, magari ce ne ha aggiunto pure un pizzico. Il piatto giustamente è personale. Vabbè, direi passiamo al piatto di Simone a questo punto. Sì, sì. Bene, vai Simone, bravo. Ma Simone, ti dico solo che mi sono fatto riempire il bicchiere perché si era vuoto, te lo tiravo. Dai. Ecco qua, chef. Questa è la mia cacio e pepe alla Simone Workout. Ecco lo campo. Buona. In busta. Vabbè, il dente si digerisce meglio. Sì. Allora. Madonna gialla. Ecco, fare i miei conflitti. Allora, Simo, c'è da dire una cosa. La pasta è veramente dura. Il che è un peccato, perché poi effettivamente non sarà cremosa, però è buona. Cioè, il sapore è buono. Rispetto ai miei gusti, il pepe è più equilibrato ed è buono. Però è croccante. Effettivamente... No, non si dice crudo, è brutto, si dice croccante, capito? Facciamo finta che l'hai fatta apposta. Croccante. Effettivamente ho peccato un po' di... È un po' poco cremosa. Ci sbolla ora. È questione di tempistica. Però i piatti devono essere più umide sicuramente. Guarda, all'incirca pare come il crunch di una pizza. Esatto. Di una bella pizza. Quando cioè, la mangi ti fa il crunch. Cotta di col doppio. Allora hai capito una cosa, no? Si è messo il timer Mattia, ti ho detto metti il timer. Ah. Hai messo il timer? Sì. Ma mi chiedo scusa. Mattia ha messo il timer a 9 minuti. Tu hai messo la pasta dopo di lui, hai tirato fuori la pasta 5 minuti prima. Praticamente ci stavano gli spaghetti vivi che cantavano l'inno d'Italia dentro la paletta. Se volevi fare nel latte di cereali ci sei riuscito. Io dico, ma perché non l'hai assaggiata? Perché per assurdo facevi tempo a rimetterla, quindi per me questa proprio qua, lo dico subito. Ha fatto un danno qua per me clamoroso. La pasta con 4 minuti di cottura stanno a battere le mani, guarda qua. Fate voi. Io sinceramente mi trovo indeciso perché da una parte mi trovo quella, cioè, cotta bene, cremosa, però troppo saporita, dall'altra parte ho quella che è buona, però c'è. Cioè, io devo capire, secondo me non c'è sta paragone. Nel senso, ci può dare pure caga dentro, però io quello che dico è. Cocila bene. Madonna, sa. Non è sbagliata la cottura da. Allora, si spezza, ma. No, sì, per me rimangono rimane. Vabbè. Fattibile. Vabbè, è chiaro, dai, è chiaro. Simone e Mattia, per favore avvicinatevi. Pasta di Simone troppo cruda, pasta di Mattia troppo saporita. Chi vincerà la prima sfida? No, non c'è curato a me sta monnezza, a me di... Capirai, perché te c'è, è bella la pasta. Che pensato? Tutto quel... Magari... Calmi, è solo l'inizio. È solo l'inizio. Che pensato? Mi prendo la responsabilità di dare questo primo voto a Mattia. Sì! Per me, sì. La cacio e pepe più buona è quella di Mattia. Sì! Mirko? Invece per quanto riguarda il latte di cereali, io non ho... No! La mia promessa è che nel secondo piatto mi farò. Mattia. Grazie chef. Ragazzi, il pepe, mettere punti a zero, se la porta a casa Mattia. Sì. Adesso tornate in cucina. Raga, se parti subito con l'1-0. Oggi si vince, me lo sento. Vabbè raga, questa l'ho persa e vi dico la verità, ho peccato di umiltà all'inizio. Adesso mi impegnerò al massimo e devo vincerle tutte. Per forza. 2-1, vai. Subito così. Ok ragazzi, seconda sfida, scaloppine. Qui
mi voglio portare la vittoria a casa, quindi ci metterò tutto me stesso. Va bene così il burro, chef? Non è poco poco. Pure se considerando la pettina non è pix. Dipende se puoi fare la bella cremosa. Bene, pure una base lattica ti dà la base per fare la crema. Regà, scalpine non l'ho mai fatte, ma anche la cacio e pepe non l'avevo mai fatta, quindi confido di vincere. Regà, con 2-0 è già vinta qua, eh. E spento, Simo. Alto, vai, basso. Vai così. Non me copia! Faccio fuori dal suo piatto, vinco io. Occhio agli eccessi di farina quando la... dopo sgrullatela come fosse un tovagliolo. Occhio agli eccessi, se mette eccessi di farina fa grumi, eh. Comunque non state nessuno di voi, sta utilizzando gli aiuti, eh. Ok, qui voglio usare l'aiuto di chef Matteo. Simone sta utilizzando l'aiuto! Allora, alza il fuoco, quando fa le bollicine lo metti al minimo, no, così lo spegni, alza il fuoco. Vabbè, pure io non aiuto allora. In ordine cronologico adesso tu metti il limone. Metto l'altro. Adesso che cosa fai? Quello rosoli. Quando basso, pensi che da un lato è finito, la giri e poi il limone. Appena lo giri il limone, 30 secondi è fatto. Stai allora, sale. Allora, la chiama attenta, giusto? Puoi provare a fare la cremosa? Verso il livello, goccio d'acqua, pizzico di farina, però la devo saltare. Che vuoi fare? Voglio rischiare. Vuoi rischiare? Devo pareggiare. Vai, goccio d'acqua. Simone vuole rischiare in questa sfida. Molto coraggio da parte sua. Di nuovo. Gira. Questa napa è saltata e passa. Regà, spero che i giudici non mi sentano. Non glielo dite, mi sa che ho fatto un mezzo danno, ho cotto troppo la carne. Simone, metti a fare lo stacco, mettila. Vai. Più basso, così stai sul fuoco, senza appoggiarlo. Ma più basso del braccio, così. Impiattare, Simone, impiattare! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Levarsi le mani! Mi sa tanto che Mattia è un po' esagerato con la cottura della carne. Qua devo rotto il culo, mi sa. La mia è più buona, però. Sì. Oh, regà, palesemente questa la devo aver vinta per forza. Adesso voglio sentire cosa dicono i giudici. Siamo pronti al giudizio del secondo piatto. Come saranno andati i nostri concorrenti? Questo è quello di Simone. Scusa, l'hai rifatta o hai portato quello che non è tuo? Perché non mi sembra bruciato questo. Questo è il mio piatto. No, per favore, sono sbagliato, ma è stato un portare il tuo schifoso piatto. No. È stato un errore non voluto. Sì, certo. Scusate, è stato una piccola. Vedete da subito, ecco. Vi rendete conto che era facile. Che cos'era? Era facile prendere. Hamburger di soia. Cioè. Hamburger di soia. Ma è tofu. Secondo me di sapore buono, non ci facciamo ingannare dall'aspetto. Allora mangiavo gli occhi chiusi. Io sono abbastanza sicuro che quella volta che hanno regalato a Natale a mia cugina di 4 anni la cucina e lei ha portato la bistecca a tavola fosse leggermente meglio. Eh sì, è schifo al cazzo. Allora, Matti, è leggermente bruciata, probabilmente leggermente troppo cotta, c'è un po' troppo limone, però sono abbastanza sicuro che la fettina di base era buona. Cioè era un bel pezzo di carne, era una bella carne, ottima qualità. Guarda, visto che la carne è buona, tagliandola era buona. Poi ci ho messo proprio un chilo di limone intero e poi vicino ci ha appoggiato le fettine di carne. Poi si mette un po' di carne. So, la cottura proprio lasciamo verde perché... Fratello mio. Non ha iniziato bene. Cioè, agli occhi di qualcuno potrebbe sembrare bene. Io ti voglio bene, però... Questa fa schifo proprio. Nel senso è... No, mi dispiace perché poi sembra sempre uno giudica male. Però questo effettivamente è proprio una cosa che fa schifo. Cioè, è proprio cattiva. Cioè, il top sarebbe creare un piatto questa sopra la cacio e pepe di Simone. Cioè, lei ha fatto la apoteosi secondo me. La roba concettuale, la cucina molecolare pesante. Però no, fa schifo veramente, bravo. Pensa alla cena, io primo, loro si muovono, se secondo. Cioè, che scuola, mi alzo e do uno schiaffo a qualcuno a fine serata senza buio e me lo metto incazzato in silenzio. Vabbè, l'impegno c'è stato, riconosco un errore. Faccio un passo indietro. Sì. Sì, chef! Ho paura che questa non ce la faccio. Eccomi qua, chef, con le mie scaloppine al limone, sempre alla Simone Workout, stavolta spero meglio, mi sono impegnato. E quindi speriamo non alla Simone Workout, perché tutto il resto non è ok. Allora, Simone basta. Qua basta. Ah, la carne è tenera. Il limone è giusto, la panatura è rimasta.
addirittura. Buona. Questa è una soddisfazione, chef. Devo dirlo, quando tu mi hai proposto questo format, io non avrei mai pensato di assaggiare una cosa cucinata da te e dire che era buona. E invece oggi questa è veramente buona. Il mio primo piatto buono di tutta la serie. Equilibrata. Primo piatto da ricordare. Equilibrata, calda, cremosa, acida al punto giusto, non hai perso la panatura. Guarda, rispetto alla puntata dell'episodio precedente, su questo hai fatto un enorme passo avanti. Che se ti ricordi la cottura della cotoletta, la fettina donata è stata proprio qualcosa di obbrobrioso. Però qua veramente i complimenti. Ora aspetto ovviamente il giudizio. Io sono sincero, nel senso mi aspettavo peggio. È buono, sembra. Nel senso, per capirci, è normale. Quella di Mattia era comunque un macello. Questa è accettabile. Invece, questa invece era una di quelle fettine scaloppine al limone che si mangiano a casa e magari ti prepara la mamma, magari una mamma un po' tossicodipendente, però una mamma. No, ci sta, a parte gli scherzi, va bene, va bene. Però ora ci riflettiamo tra di noi e vediamo il giudizio finale. Questo è palese. Vabbè, palese, cioè, sì, ho fatto una evidente. Mattia, Simone, venga a sentire il risultato. Questo schifo. Mo mi diverto, hai provocato, mo mi voglio divertire. Stavolta ci sta. Sto godendo come un pazzo. Allora ragazzi, non serve che io vi dica che ovviamente per 3-0 questa prova se la giudica Simone. No, era raccomandato perché il canale è il suo. Ma che raccomandato prima? Ma doveva succedere, nel senso. Però senza leggere troppo, perché questi finisce che si danno due schiaffi, già l'ho visto, Mattia l'ha presa troppo bene. Entrate in cucina e fate il terzo piatto. Perché dobbiamo fare lo spariscio! Dai, chef! Raga, un po' lo sapevamo, è andata male. Uno pari, adesso l'ultimo piatto è il punto della vittoria, ce lo andiamo a prendere. Dai, raga, 1-1, l'avevo detto, raga, adesso c'è la bella penne all'arrabbiata, piatto complicato, ma non mi mette paura. Adesso, nelle penne all'arrabbiata, si deciderà il vincitore. Allora, sulle mani, 3, 2, 1, vai! Perfetto, aspetta un attimo. Qua mi hai fatto uno scherzo te. Che è? Che è? Non c'è sta il foglio mio, regà, no, aspetta. Il piatto, più difficile. No, non c'è il foglio mio, qualcuno l'ha preso, c'è solo lui che mi può aver fatto il dispetto. Ma raga, qua prima mi avete chiazziato a me di quello che ho fatto, muori. No, ma ti vorrei te però. Non sta il foglio mio. No, cioè, ma non si fa. Ve l'avevo detto che dovevo usare l'astuzia perché pure lui l'ha usata dopo, ma ha strappato il foglio, sto maledetto. Adesso sempre dici no ai soffritti, poi dico una soffritta enorme. Che dite, raga, va bene così rosa? Prezzemolo, cioè prezzemolo fresco. Morito quando tritate il prezzemolo. Diciamo chiaramente che abbiamo mandato apposta a comprare il prezzemolo fresco perché non vedevamo l'ora di vedere. L'ho fatto già, eh. No, te l'ha fatto già. Solo i gambi, la parte che è più buona, più erbacea, la nota vegetale. Apro il stato. Non carica con l'aglio, eh. Deve essere arrabbiato, no? Conto grado. Poi, vai, metti. Ancora, chef? Metti, Simone. Deve essere il pomodoro. Vai, oh, vai, vai al pomodoro, queste rosse, Timo, vai col pomodoro, senza pensieri. Poi non sta papà fa però. No, ho chiesto aiuto, un cazzo vuoi? C'è un odore fantastico. Timo, dove cazzo muovi? Preparati con la schiumarola. Prendi il pomodoro e metti la schiumarola. Quella con il i pelati stanno lì. Come che hai la schiumarola? Vedi? Sì. Il leva tutto quello che sta nel sugo. Mettici dentro un po' di pomodoro, un po' di salsa e due pelati. Lasci solo il sugo. Bravo. Bravo. Rompi i pomodori, Mattia. Perché lui c'ha la carne, io no? Hai sentito che ha detto? Dopo consideratelo. Perché lui c'ha la carne e lui no. Vai, fai quattro manciate. Sì, no. Vai, prendi lo prendo. Va bene questo, no? Sì, ma io pomodori interi non ce l'ho. Sì, peggio per te. Ma hai presi tutti te, ma hai inculati tutti. E ne senti che ne ha presi? Sì, ma non riesco a... non mi manca la forchetta, come faccio la sta parte? Giriamo, non facciamo bruciare il sugo. A me qui fa un caldo bestiale. La cucina è dura, si mette sempre sotto stress. Ma noi ci siamo qui per questo. Allora, assaggiamo sto sugo. Come andiamo, Simo? Assaggiamo.
tanto una cosa importante assaggia il sale. A me sembra buono. Se mi schizza gli meno. Vai, va bene Simone. Non esagerare tutti e due con la quantità della pasta, sennò non la saltate mai. Chiesto subito consiglio a chef Antonini, non posso perdere. Ma da un po' di dritte, lascia il pomodorino, lascia il peperoncino. Confido di vincere, raga. Basta la pasta. Guarda Faraoni, ragazzi! Ultimi secondi e ci siamo. La stanchezza si fa sentire, ma entrambi sono combattenti e vogliono vincere a tutti i costi. Sì. Leva quel pezzetto di gambo che è rimasto. Dai, che non manca tanto, dai, ragazzi. Sbattere sul bordo e torna via. L'unica cosa... Non così tanto! Sì! Sul rush finale i piatti sono quasi pronti, ma mi sa che anche Simone sta dando il meglio di sé. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Voglio iniziare a lavorare in cucina, non prendete esempio nella pulizia, nell'ordine, perché praticamente se gli tiravamo una mina anti-uomo sotto al banco era meglio. Guardate infatti abbiamo fatto un po' di danni a Mattia, lo ammetto. Ok raga, sto fremendo e vediamo cosa dicono i giudici. Ragazzi, siamo al giudizio, c'è un po' di tensione perché ci voglio vincere con quello stronzo, ok? Iniziamo da questa botta, eh? Pennette all'arrabbiata, speriamo che speriamo che le pennette saranno l'unica cosa arrabbiata. Buona arrabbiata. Appunto, hai rischiato molto. È piccante ma non troppo, non dà fastidio. La pasta è cotta giusta e tutto sommato accettabile. Come ha detto Matteo, è un piatto sufficiente, grado di piccantezza. Per me va bene così, pure questa volta siamo riusciti a l'obiettivo. Io penso che è successo con questo piatto qua con Mattia la stessa cosa che è successa con Simone sulla scaloppina. Simone mentre cucina la scaloppina si vedeva che faceva qualcosa che gli piaceva, cucina qualcosa che con gusto. Lui qua ha fatto la stessa cosa, perché se guardate mentre cucinava lui non può tagliare il peperoncino, gli ho detto occhio pure qua, mi fa no, a me piace piccante, come Simone col limone su, e si vede, ci ha fatto una cosa buona. È buono che ci sta il pezzettone di pomodoro, ancora si sente, è piccante, è giusta, manca un po' di sale. Certo, ci ha detto bene, perché ci ha lasciato dentro un briscolo del peperoncino grosso così, no, e non l'avevo mai chiamato, però... Se fosse questo è un peperoncino. Questo è un peperoncino in terra. Però siamo stati fortunati, quindi non si poteva lamentare di una cosa che non è successa. Cioè, non si poteva... Boh, secondo me ci ha messo un po' troppo peperoncino, che è arrabbiata, però fino a una certa. E adesso facciamo entrare Simone. Ecco qui, chef, le mie pennette all'arrabbiatissima. Questo è il piatto che ti può dare la vittoria o l'ennesima sconfitta desolante. Come ti senti? Io sono contento del mio piatto, okay. Quindi spero che anche voi, insomma, apprezzerete. Pensi di averlo potuto fare meglio? E sinceramente no, ci ho messo tutto il cuore e tutto l'impegno. Ovviamente c'è sempre da migliorare, da fare. Ho dato cuore, impegno e gambo del sedano. Due. Io direi che prima di dargli il risultato ci confrontiamo, li chiamiamo entrambi, perché cioè diamo i voti e chi vince vince, cioè chi vince questo ha vinto tutto, si porta a casa proprio la cintura. Vado al mio posto. Infatti ha fatto la stanzata che si è lasciato il peperoncino, però è figa perché sono dei pezzettoni di pomodoro. Poi rifatto apposta. Questa dovrebbe, se ne passi il termine, questa è più elegante. Cioè, sì, più raffinata. È più raffinata. Però sono, guarda, sono buone tutte e due, non lo so, gli ha detto culo tutte e due, però sono buone tutte e due. Aspetta, scusate, questo con l'albero è il tuo. E questo qua che ci hai messo, ma che? Troppo bene, pomodorini, guarda quanto è sporco i lati, tutto qua. Cosa? Il mio l'hanno sporcato dopo. Devo dire che sono entrambe molto buone. Questa a occhio è sicuramente più arrabbiata, più rustica, con i pezzettoni e tutto quanto. Però per me stavolta vince il gusto. E il gusto di quella di Simone per me è migliore. Quindi il punto classico. Quel proprio un puntino di differenza, perché di sapore secondo me hanno detto che un sapore. No, purtroppo mi sento della puntazione. Sì, ho vinto, però non io voglio il punto suo, voglio preciso. No, lui deve essere ovviamente... Certo, deve essere sincero. Certo. Allora, come dicevo loro prima, quella di Mattia è più rustica. L'Elettroterra Laziale fanno tutti gli anni la sagra dell'arrabbiata, ma ci sono due signori anziani che sono poi proprio i discendenti di chi si dice ovviamente la ricetta. La pasta la fanno così, stanno i pezzettoni di pomodoro dentro,
Quelle di Simone, sono sincero, io uso un termine che sembra, o non esageriamo, però è più elegante. Sono sincero, mi sento tatuaggi sul collo, perché io si dovrei usare il punto in parità, perché non è, non voglio fare né sprecetto, stai bravi tutti e due. La cosa, se posso, tanto ormai la sfida è finita, se posso, io non mi aspettavo, giuro, mi aspettavo di in quattro, tipo un disastro, hanno fatto un macello. Però tutti e due alla fine si sono mossi. Per assurdo, io ho visto Mattia che spadellava, Simone che emozionava la scaloppina, ha fatto una bella crema. Per assurdo, bravi, quindi donne. Quindi un applauso. Mattia no, perché ha fatto già i danni, se può, scusa, sto scherzando. Però Simone è libero, questo cucina pure, c'ha i soldi, cucina. La prima sfida di MasterChef YouTube Edition è stata combattutissima. Vittoria di Simone al rush finale. Perché sei stato un avversario molto più duro di quello molto che molto sportivo. Molto più duro. Grazie chef. Ok ragazzi, abbiamo vinto la sfida. E quindi 2-1, devo dire che Mattia l'avevo sottovalutato, invece è molto bravo, però ho vinto io, quindi dai. Ragazzi, la sconfitta è dura da accettare, secondo me farò ricorso, però confesso che Simone si è impegnato e accetto la sconfitta non con sportività e mi vendicherò, domani tanto lo devo allenare, quindi sarà vendetta Simone. Ragazzi, siamo giunti al termine di questo video, ho vinto la prima sfida. Ho sottovalutato Mattia, che è stato un avversario abbastanza ostico, anche se ogni tanto mi ha strappato il foglio quello o quell'altro. Pure io ho fatto le cose mie, adesso sta rosicando come una bestia, ma io da sportivo ti faccio i complimenti e ti stringo la mano, poi tu. Grazie Simone. Rosica, fa quello che te non pare. Non pensavo, però, senza fare i suoi pop e l'aiuto di mio prote, pensavo non ce l'avresti fatto. Invece, no, però devo dire che è stata molto equilibrata. E io direi ovviamente di lasciare like al canone, anche perché se siamo impegnati, abbiamo messo l'anima. E commentate scrivendo quale prossimo avversario. Se era giusto che vincesse Simone. Quello, quindi sì. Commentate con sì e con il prossimo avversario che vorreste vedere, appunto. E ringrazio ovviamente i giudici e tutto quanto. Ovviamente tanto poi manco lo sto a dire, trovate tutto in descrizione. E quindi, raga, io vi dico che ci vediamo alla prossima. Dai, raga. Uss.